Il servizio di vigilanza e salvataggio è attivo ad Alcamo Marina anche quest'anno con due postazioni e questo già è stato pubblicato da quando lo scorso 6 luglio è dunque operativo questo servizio per conto del comune di Alcamo. Certo, due postazioni possono sembrare veramente poche per un litorale così lungo quale è quello di Alcamo Marina, però fatto sta che c'è chi si spende, chi si sacrifica anche per salvare delle vite umane. Come nel caso di questo ragazzo che è qui con noi, che si chiama. Gaspare Calvo. Allora, Gaspare, tu sei uno dei due bagnini intervenuti l'altro ieri, ecco, abbiamo finalmente la possibilità di incontrarti qui in spiaggia, che mi sembra il luogo più adatto per poter raccontare. Ecco, questo è il luogo in cui è avvenuta la disavventura, esattamente nella tarda mattinata di oggi è venerdì, mercoledì scorso, giusto? Diciamo che l'intervento sarà iniziato intorno alle 11, 11 meno 10. E subito io e il mio collega Francesco De Blasi, che purtroppo da oggi non è qui per poter raccontare anche lui la sua versione, perché entrambi abbiamo visto cose diverse, perché in quei momenti lì diciamo che non sono stati momenti diciamo facili da affrontare. E ancora ora entrambi abbiamo diciamo sulle spalle questo peso, questo pensiero di queste immagini a dir poco, diciamo, quasi terribili. Tu e il tuo collega come state intanto? Il mio collega tutto bene, apparentemente quando siamo usciti dall'acqua io stavo benissimo, non ho sofferto chissà di quale malore, a parte l'acqua bevuta e qualche problema respiratorio. Il mio collega Francesco purtroppo è stato un pochettino peggio in acqua, infatti anche grazie ai signori che erano qui, che subito si sono messi all'opera per aiutarci. Hanno aiutato anche lui, l'hanno fatto stendere, l'hanno fatto respirare, l'hanno aiutato fino a quando non sono arrivati i soccorsi. Cerchiamo di riordinare un po', ecco, le varie tappe di questo racconto. Cominciamo intanto col dire che qui ci troviamo in questo preciso momento in condizioni di mare non molto mosso. Vediamo qui alle tue spalle bandiera gialla posizionata proprio sulla torretta che è qui collocata nella zona Aleccia, nel punto in cui è avvenuto ciò che tu ci stai raccontando, che su Alcamondo Blog si è cercato per sommi capi di raccontare agli utenti stessi, al pubblico. Allora, ore 11 di mercoledì scorso, che cosa succede esattamente? Mare molto agitato in questo preciso punto in cui voi siete operativi e dunque notate delle persone in difficoltà, quante persone esattamente? Sì, allora da quello che ci è stato riferito dopo, i signori erano una donna e un uomo che erano scollegati tra loro, cioè non avevano né un'amicizia in comune né una parentela. Quindi era semplicemente la signora che si è allontanata, cioè allontanata, è stata tecnicamente risucchiata dalle maree. E l'uomo ha cercato di aiutarla ed è finito anche lui in questo, diciamo, in questa disavventura. Poi c'è stato un terzo soggetto che si è buttato in mare, secondo me anche un po' irresponsabilmente, però anche lui ha dato una mano d'aiuto, anche lui è stato, diciamo, portato in salvo, per fortuna, e ancora ora ringraziamo veramente, non so chi per come sono andate le cose, perché tutto si è svolto veramente bene, per fortuna, con forze che abbiamo impiegato veramente disumane, però tutto è andato bene, per fortuna. Voi avete dovuto ricorrere alle cure in ospedale. Queste persone che avete soccorso se la sono vista brutto, però grazie a voi e anche all'aiuto di altre persone sono uscite pressoché indenni, posso dire. Quindi che è successo? Vi hanno ringraziato? Io ho saputo che, almeno anche da altre testimonianze, che invece si sono dileguate. Come è andata a finire? Almeno si sono fatte vive? Sì, allora anche a me hanno parlato poi nei giorni successivi, ieri e oggi, che le persone hanno visto la signora praticamente è uscita per prima perché giustamente utilizzava anche cioè aveva la fortuna del Baywatch, che grazie alle onde veniva trasportata sempre in avanti, quando invece noi venivamo risucchiati dalle maree sott'acqua. Quindi lei è uscita quasi subito, è uscita per prima e
non so per quale motivo abbia pensato di andarsene. Cioè, sia io che Francesco non abbiamo bisogno di un grazie, di un merito o di una medaglia. Semplicemente sapere come stavamo era il minimo, perché cioè, credo sia un comportamento giusto da fare contro persone che effettivamente ti hanno salvato la vita. Tutto questo al di là dello stato confusionale che si potrebbe anche avere in un momento così difficile, però è chiaro che poi anche dopo qualche minuto o dopo qualche ora almeno sincerarsi delle vostre condizioni sarebbe stato un atteggiamento da persone civili, però è inutile dilungarci comunque su questo aspetto. Purtroppo è una parentesi che apriamo e chiudiamo e che comunque auspichiamo che non si ripeta un fattaccio di questo genere, soprattutto che ci sia più prudenza da parte di tutti, anche se ci sembra veramente difficile perché si susseguono gli interventi anche ieri, scusami, cioè sempre l'altro ieri si è verificato in una località Battigia un altro salvataggio nel frattempo. Anche un altro se n'è verificato oltre alla Battigia qui, diciamo inizio pomeriggio, verso le 2 alla zona della spiaggia Playa. Io l'unica cosa che mi sento di dire, siccome ho già ribadito il fatto che non è la prima volta che mi succedono queste cose, io amo questo lavoro, mi è sempre piaciuto mettermi a disposizione delle altre persone con alcune difficoltà dove io per fortuna riesco a cavarmela bene. Però ci vuole un po' più di testa sulle spalle, perché il mare non è un amico. Il mare purtroppo ti dà tanto perché è bellissimo andare a mare con i propri amici, divertirsi, però ci sono giornate in cui nemmeno bisogna pensarci al mare. Purtroppo mercoledì era una giornata di questa, io l'unica cosa che mi sento di dire alle persone è questa. Poi consiglierei al comune magari di aumentare le postazioni. Anche se la vedo difficile, perché la zona Lecce e il Canalotto sono zone molto particolari, però anche tutto il litorale di Alcamo Marina dovrebbe essere coperto da persone con magari competenze, perché può succedere a chiunque, può succedere di tutto, non si sa mai quello che ti aspetta. Certo, e in effetti fino a qualche anno fa c'erano anche più postazioni lungo il litorale, ma vogliamo anche parlare con chi accanto a te che indossi anche questa maglietta che indica perfettamente che fai parte della squadra della cooperativa La Valle Verde, presieduta da Enzo Spica, che ha in affidamento proprio questo servizio di vigilanza e salvataggio sulla spiaggia di Alcamo Marina. Vorrei coinvolgere chi accanto a te, da quel che ho capito, può dirci qualcosa brevemente nel riferimento a ciò che è accaduto e che salutiamo. Salve, lei è? Rino, sono, sì, sono qua a fare le ferie e mi trovavo anch'io quella mattina lì a Lido, ho visto tutta la scena, tutto si è svolto all'improvviso, praticamente questo ragazzo qui, Gaspare, ha visto subito la situazione, si è tuffato subito in acqua per soccorrerli e gli abbiamo dato una mano anche noi con la corda e tutto. Si è fatta fatica. Io l'avevo vista veramente brutta, sono sincero, perché devo dire un grazie meritato a Gasperi, glielo continuo a dire, che se non era per lui, per me succedeva veramente un disastro, ma un disastro veramente. Infatti eravamo tutti a vedere a lui, a dargli una mano, a tirare sta corda di qua di là, e poi alla fine questi due sono scappati via, sono sincero, non si sono fatti più vedere. E loro, esausti con l'altro signore, specialmente il suo collega, si vedeva proprio che era proprio inerme, proprio non, senza respiro, senza tutto l'affaticamento che ci ha messo. L'abbiamo applauditi tutti, che sono stati veramente in gamba, perché per me, io sono sincero, non so come sarebbe finita se non c'erano loro, guarda. Comunque, grazie ancora a Gaspare, lo abbiamo ringraziato tutti, è veramente un bravo ragazzo
con la testa sulle spalle si vede subito. Ok? Grazie anche a lei, che è stato quindi non soltanto testimone oculare, ma è stato anche operativo nel cercare di portare a buon fine l'operazione di salvataggio. Di conseguenza, lei da dove viene? Mi scusi. Io sono nativo di Salerno, ma ho sempre vissuto a Milano da ragazzino proprio. E c'ho un mio genero che è di qua, è nativo di Alcamo. E siamo venuti quest'anno a fare le ferie. Speriamo in bene, perché la situazione che si è vista ci è andata ancora bene, diciamo. Buone vacanze, allora direi di concludere rivolgendo un saluto anche al tuo collega che si chiama, mi ricordi esattamente? Francesco De Blasi. Francesco De Blasi, dunque ciao Francesco, voi... Riprendite non solo, io ringrazio veramente la... Cioè, ho avuto la fortuna che accanto a me ci fosse lui, che ha visto subito che io avevo qualche difficoltà in acqua, perché tre persone, già con quel mare una persona è difficile da aiutare. Erano tre, quindi vi lascio solo immaginare. Quindi io lo ringrazierò per sempre, io l'ho sempre detto che ci siamo aiutati a vicenda, perché a un certo punto Francesco anche in acqua se l'è vista brutta, perché ha iniziato a perdere anche un poco di lucidità. Però ci siamo aiutati a vicenda, perché se non fosse stato, cioè se non fosse andata come è andata, nessuno dei due ce l'avrebbe fatta. E invece ognuno ha cercato di fare il possibile per aiutare l'altro e abbiamo aiutato in primis le altre persone e poi siamo riusciti anche ad uscire noi per ultimi. E tu studi, lavori, cosa fai? Io studio giurisprudenza, sono al primo anno, adesso a settembre inizio il secondo. E spero di continuare questa strada. Quanti anni avete, sia tu che il tuo collega adesso? Entrambi 20 anni abbiamo, cioè da fare 20 anni. Allora, parliamo di persone giovanissime, proprio giovanissime nel pieno della vigoria fisica e anche dotate, almeno così, questi sono i requisiti, dovete essere per forza dotati di una certa preparazione fisica, atletica, ma anche mentale, questo è importante dirlo. Sì, diciamo che ci vuole un pizzichino di follia per fare questo lavoro, perché è un bellissimo lavoro che ti dà tanto tempo a disposizione, perché con gli orari che abbiamo sono solo 5 ore al giorno, tu ti puoi gestire la tua giornata tranquillamente. Quando c'è il mare calmo non ci sono assolutamente rischi, però nel momento in cui c'è da intervenire ci vuole un po' di follia e tanto 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 sangue freddo, cioè non si può spiegare come tu, almeno come io, riesco a non avere paura di queste cose, anche se sarebbe la cosa più semplice, e invece ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti ad aiutare queste tre persone che ci è sembrato doveroso, diciamo. Ok, solo un'ultima domanda, riprenderete servizio oppure siete un po' ancora scossi da quello che è accaduto? Sia io che Francesco per adesso abbiamo un paio di difficoltà ad entrare in acqua, quindi per fare servizio non credo, o almeno per adesso è così. Siamo stati messi in stand by, tra virgolette, da Enzo, che si è comportato veramente come un padre con noi. È stato veramente una persona troppo... Cioè un padre, ci ha aiutato, è venuto qui, ci ha abbracciato, ci ha ringraziato, l'indomani subito ci ha dato la targa di riconoscimento. E io devo dire grazie anche a lui, che è stata una bella cosa averlo avuto qui quella mattina. E per adesso lui ci ha detto di non venire a lavorare, perché anche lui si è spaventato, si è preso un grosso spavento, e per adesso siamo così, in stand by, aspettiamo di capire e chiarire meglio le nostre intenzioni.